al Pinto di Caserta nel posticipo del decimo turno del girone C di Serie C Now 2024-2025. Si sfidano in un derby campano casertana e cavese. Entrambe vogliono cancellare la sconfitta dello scorso weekend, la casertana contro l'Avellino, pesante nelle dimensioni, 5-0. La cavese contro invece la Turris 1-2. Arbitra Lovison. Pronti via dalla sezione di Padova, pronti via, e la cavese va ad un passo dal vantaggio. Fella controlla ed esplode il destro, traversa clamorosa, di fatto ha Zanellati battuto. Qui rivediamo l'esecuzione mirabile del numero 10 ispiratissimo. Ci prova nuovamente dalla distanza la cavese, che approccia alla grande il match con Rizzo, poi la fiammata di Paglino che va in slalom speciale, esplode il destro centrale, però sul primo palo è presente, presentissimo Buffelli, e si dispera Paglino, e al quindicesimo occasionissimo ancora Paglino per Deli, destro palo clamoroso per il 18, si dispera, torna a spingere la cavese Marranzino, sterzata va sul destro e calcia, gran parata qui di Zanellati. Sempre cavese, sempre sull'out di destra, qui cross interessante per Sorrentino che gira, botta sicura, sbatte però su Fabri che esulta come se avesse fatto un gol. Al 38esimo poi altro palo ancora per la cavese, gira così di testa in torsione Loreto che sbatte sul secondo legno della serata per la squadra ospite. Con le immagini siamo già nella ripresa, si coordina così Fella. Poi Pezzella su calcio di punizione, va alto al 50esimo. È una ripresa in cui è soprattutto la cavese a farsi vedere in attacco, qui conclusione tentata da Maffei, Mancino che gira alto però. Ci prova nuovamente Fella all'ora di gioco, Zanellati alza così in corner e si lamenta con i compagni. E altra magia di Pezzella che conduce in orizzontale, calcia, poi Bagi prova ad irrompere, non riesce però a trovare lo specchio chiuso all'ultimo. La casertana soffre, barcolla anche sulla conclusione di Marranzino, poi però lo stop qui per il colpo subito da Bianchi, proprio Bianchi cambierà le sorti del match, qui conclusione che costringe Buffelli all'intervento, e poi cross perfetto di Paglino ispiratissimo e soluzione splendida di Bianchi per il vantaggio della casertana al 77esimo. Volé vincente per l'1-0 con il primo gol tra i professionisti per il 30, subito grande protagonista del match. Non può nulla qui Buffelli, nel finale la cavese prova ad andare a caccia del pari, anticipato Vigliotti che si dispera, chiuso all'ultimo, poi flipper clamoroso in area con Zanellati che disinnesca l'azione della cavese, che ha un'ultima chance qui con la conclusione tentata da Loreto, poi ci prova anche Pezzella, Mancino a giro alto, sconsolato Pezzella, fischia tre volte Lovison, vince 1-0 la casertana che sale a quota 11 punti.